Se un duro lavoro porta ottimi risultati, un lavoro ancora più duro porterà dei risultati ancora migliori. Ma anche no. Sports Science Academy presents Formula Hit. Formula Hit. No pain, no gain, insomma queste cose si sentono, insomma, lavora duro e eccetera. Devo dire che poi no pain, no gain, a parte che è una storia molto antica, ma è stato reso noto in quest'epoca moderna, soprattutto dai videocorsi di Jane Fonda, quindi insomma c'è da capire qual è la base scientifica di riferimento. Infatti non c'è nessuna base scientifica di riferimento, ovvero non è detto che avanzare, continuare, arrivare a sfondamento nel lavoro, andare fino a che non ce la fai più, ma continuare anche una volta dopo, poi serva realmente a qualcosa. Quando parliamo di HIT, magari può essere utile per certe cose, ma non per l'HIT. Andiamo a vedere infatti i risultati scientifici, che cosa ci dicono. Una cosa è essere abituati ad allenarsi a volume, a volte anche volume unito a intensità, ci sta. Però è sempre un volume, nel senso, se noi dobbiamo fare 10 ripetizioni, il nostro obiettivo è finire a 10. Se dobbiamo farne 12, il nostro obiettivo è finire 12. Se invece noi dobbiamo fare un tot di ripetizioni fino a 12, ma mantenendo sempre quell'intensità, significa che se noi dovessimo arrivare alla 12esima con la corretta intensità, bene, magari la volta dopo aumentiamo l'intensità e arriviamo a 11. Sono due vie completamente diverse, quindi per quanto riguarda l'HIT, le evidenze scientifiche ci dicono che noi dobbiamo rispettare l'intensità e non il volume. Quindi rispettare l'intensità significa che dobbiamo mettere in conto che se il nostro protocollo, chiamiamolo anche la nostra tabella, c'è scritto che dobbiamo usare dei modelli di HIT che sono fino a 10 ripetizioni con quell'intensità, se arriviamo alla sesta, alla settima, all'ottava, dove il calo è veramente decisivo, qual è il problema? Ci si ferma. Non bisogna continuare. Prendiamo qualunque studio scientifico, così è successo. Lo stesso Tabata, 8 volte, al 170% del V2 Max, eccetera, ma basta leggere lo studio, nessuno è riuscito ad arrivare alle 8 ripetizioni. Venivano fermati prima, perché se scendevano dall'intensità del 170%, non era più quella l'intensità che faceva creare nuovi adattamenti e quindi Izumi Tabata già a suo tempo interrompeva lo studio. Così hanno fatto tutti gli altri ricercatori nel tempo quando hanno iniziato a valutare metodiche di HIT. Allora cambiamo il modo di pensare, noi arriviamo all'intensità che abbiamo valutato giusta e sappiamo che abbiamo un massimo da raggiungere, ma è l'intensità che comanda il massimo. Quindi se noi dobbiamo arrivare fino a 8 ripetizioni, però alla quinta già accusiamo una fatica eccessiva, alla sesta abbiamo ridotto totalmente le nostre capacità di potenza, di forza e di velocità, benissimo, interrompiamo, non succede nulla. Se è il caso, proviamo a fare una seconda serie dopo un recupero passivo abbastanza prolungato e vediamo, magari riusciamo a fare altre 2-3 volte, ma non è detto che questo poi sia così utile. Vedremo la volta dopo, quindi magari se questo è un allenamento che facciamo 3-4 volte alla settimana seguendo gli studi scientifici, beh, magari già dalla prossima volta o fra due allenamenti vedremo che riusciremo ad arrivare tranquillamente alla settima ripetizione e poi magari all'ottava ripetizione, poi arriveremo alla nona? No, perché se il protocollo prevede fino a 8, noi a 8 ci dovremo interrompere. Che succedeva già dal Tabata? Non ne arrivava alla nona, ma aumentava il potenziometro in modo che nel ciclo ergometro arrivasse a 11 watt in più. Quindi la stessa logica la possiamo utilizzare noi nell'ottica EBT, Evidence Based Training, cioè l'allenamento basato sulle evidenze. Alcune cose le troviamo sugli studi scientifici, alcune cose non direttamente, ma sarà la nostra competenza, la nostra professionalità, la nostra veramente accuratezza nel valutare l'HIT e unirlo alla nostra competenza che ci farà prendere la decisione più giusta. Questo è l'HIT. Tu puoi fare una grande differenza se ti basi sugli studi scientifici attuali e poi ci metti anche un bel po' del tuo. Ci sentiamo al prossimo. Formula Hit, il primo libro sui segreti dell'allenamento intervallato ad alta intensità per sport e fitness. Lo trovi in tutte le librerie oppure sul sito ufficiale formulahiit.com.